Io credo che questa città sia una delle città in Italia che ha più cani randagi in assoluto. È un fenomeno strano, molto strano, e che purtroppo viene sostenuto anche da certi passaggi, da certi atteggiamenti che tendono a creare grossi branchi nella città, che minano la sicurezza dei nostri cani. Non si può portare costantemente l'alimentazione, perché quando noi portiamo costantemente l'alimentazione a un gruppo di cani aumentano, c'è poco da fare. Aumentano perché hanno l'alimentazione, quindi si creano questi gruppi numerosi. Io qui c'è un problema di sterilizzazione, problemi di accoppiamenti, poi crescono con l'alimentazione, arrivano tutti a maturità, mentre un cane randagio puro che partorisce una cagna, poi per equilibri naturali viene attaccato da altri cani, non sono sadico, sono equilibri naturali, si riducono i cani, c'è poco da fare. Qua arrivano tutti a maturità. Ora, siccome i cani randagi sono proprietari, ne risponde all'amministrazione di tutto e per tutto, non possiamo tenere noi una popolazione di cani così numerosa. Le programmazioni sono di fare da 25 a 30 sterilizzazioni al mese. Stretti stretti ci arriviamo, Rosa, no? Vento, l'hanno assicurato i veterinari. Ne facciamo di mezzo. Sì, ma i box esterni sono inutili. Andiamo avanti, questo poi gli stessi dettagli li vedremo. Guardate, noi spendiamo 600.000 euro, non è più sostenibile. Ma 600... noi siamo consapevoli di questo problema da prima di noi. Il problema dei 600.000 euro è pure un altro, perché i 600.000 euro vanno non per la risoluzione del problema, vanno per i 500 cani, per il mantenimento dei 500 cani che sono lì. Come? Per farli stare pure non in condizioni ottimali. Se io vado al canile e voglio un cane, poi bisogna andare ai vigili urbani, ritornare, praticamente uno che aveva la mezza idea. Appena sente tra l'altro l'odore che c'è nel canile, c'ha mezza cosa, dice non me lo piglio più il cane. Ora lo può fare, stiamo facendo una nota al direttore del canile che tutte le procedure li snelliamo. Quindi chi va là e vuole un cane, subito lo può prendere.